Bentornati! Siamo qui su un nuovo fantastico video, però non di Arson, anche se è la grafica di Arson, ma questa volta Arson non c'entra niente. Questa volta siamo sul mondo del doppiaggio, siamo alla terza parte dei doppiatori, a mio parere, più grandi d'Italia. Nelle scorse volte abbiamo visto il grandissimo Maurizio Torres, che purtroppo è deceduto nel 2005. Se vi siete persi il video, lo troverete qui sotto in descrizione. E nella volta prima abbiamo visto Laura Latini, una grandissima doppiatrice, e anche lei purtroppo è venuta a mancare. Anche questo video troverete qui sotto il link. Ma quest'oggi parliamo di un doppiatore che mi piace davvero tanto, davvero davvero tanto, e tutti voi sicuramente lo conoscerete. Parlo di Davide Garbolino. Volete sapere chi è? Benissimo, ci vediamo dopo la sigla. Davide Garbolino nacque il 24 settembre del 1968 ed è doppiatore, direttore di doppiaggio, attore e addirittura conduttore televisivo per Italia 1. Svolge la sua attività negli studi di Milano, in particolare alla Merak Film. Oltre al doppiaggio, si occupa anche della conduzione di programmi su Italia 1, come il programma Ciao Ciao, con i colleghi Deborah Magnaghi, doppiatrice di C18 in Dragon Ball Super e in Dragon Ball Z, e Pietro Ubaldi, doppiatore di Doraemon. Doppiatore di cartoni animati, anime e serie televisive, ha doppiato moltissimi programmi, tra questi ve ne cito alcuni: Michelangelo nelle Tartarughe Ninja, poi È quasi magia Johnny. Oltre ha doppiato anche Shinichi Kudo in Detective Conan. Non capisco di che cosa parli, non capisci che cosa provo, eppure sei. Inoltre ha anche doppiato Axel Blades in Inazuma Eleven. Una nuova tecnica micidiale! Tormenta di fuoco! Nel 2006 diventa la nuova voce di Topo Gigio al posto di Peppino Marzullo. Inoltre è anche attivo allo studio M di Roma, ma poi ci sono anche tantissimi altri ruoli, per esempio nel ruolo di Bugs Bunny, che ha sostituito la voce di Massimo Giuliani. Nel 2011 canta come il signor Small nella prima stagione dello straordinario mondo di Gumball. In seguito, dal 2018, è lo speaker ufficiale del promo di K2, per poi arrivare nel 2019, dove doppia Ryo Izuki in Capitan Tsubasa, il remake di Holly e Benji. Davide Garbolino ha preso parte a tantissime, veramente tantissime anime, tantissimi cartoni animati. Io ho qui una lista di cartoni che ha doppiato, ma ce n'erano infiniti e soprattutto tutt'oggi si continuano a sviluppare, questa lista continua ad avanzare, quindi io ve ne cito alcuni. Mentre verso la fine vi citerò i tre più grandi, secondo me, questo è il mio parere, più grandi successi, le tre punte di diamanti che secondo me lo caratterizzano, che sicuramente tutti voi conoscerete. Ha doppiato Duck Duck negli Tiny Toons, in cui vi mostrerò un piccolo spezzone. Posso portarlo? Ehi, hey, Buster, dove sei? Sono qui, vicino alla piscina, dove se no? Caspita, com'è buio qui, no? Ha prestato la sua voce a Timothy in Tasmania. In seguito, come avevo già accennato prima, ha dato la sua voce a Bugs Bunny nei Looney Tunes Show. Poi ha partecipato anche al cartone delle Mew Mew, Amiche Vincenti, dove doppiava Ryan Shirogane. Poi in Pedro in A Tutto Gas. Ciao! Ehi, Pedro! Sì, Marco, dimmi! In seguito ha doppiato Mattia in Remy e le sue avventure. Va bene, allora continuiamo la nostra storia per questo grandissimo del doppiaggio. Infatti vi cito altri due
cartoni animati, vi mando anche qualche spezzone. Parlo delle Mad Melody, che sicuramente tutte le ragazze avranno visto, ma tra parentesi pure io le guardavo ai tempi, perché non c'avevo niente a fare, le guardavo, dove ha doppiato, aspettate perché ce l'ho scritti qua perché non mi ricordo, Mikeru, ossia l'angelo bianco, no? Che all'inizio era cattivo e poi, se non ricordo male, diventa buono. Vi mando uno spezzone. Che sento, mi toglie il respiro, stringo al petto le ali. Mi staglio contro il cielo cercando inutilmente la luce. Inoltre è stata la primissima voce, o la seconda perché la prima era di Maurizio Torresan, grandissimo il doppiaggio, di Kobe in One Piece, in cui doppiava praticamente Kobe da bambino. Poi in Lizerg, in Shaman King e poi un grandissimo cartone animato, il più bello secondo me che ci sia, ossia Rodney in Squirrel Boy. Allora, che cosa fate voi due per vivere? Poi ha prestato la sua voce a Rio in Sailor Moon e poi anche in Piccoli Problemi di Cuore, che tra parentesi sta andando in onda adesso su Italia 1 in questo periodo. E ora veniamo ai capolavori che il nostro Davide ha doppiato. Parlo di tre grandissimi cartoni animati che hanno fatto la storia di mia, non è italiano, che hanno fatto la mia storia, ma anche la vostra, perché comunque se avete la mia età, ma anche se siete più cresciuti, 30 anni, sicuramente costui lo conoscete. Parlo in primis di Doraemon, grandissimo Doraemon che dire, cioè, ragazzi, ha doppiato Nobita e tuttora doppia Nobita dopo non so quante stagioni, cioè io ho visto dalla prima, adesso ovviamente non guardo più perché non mi interessa Doraemon, però ai tempi lo guardavo, veramente il grandissimo Nobita di Doraemon. Ma poi parliamo anche di un altro grandissimo cartone animato che tutti voi conoscerete, parlo di Pokémon, Sì, perché dietro la voce di Ash Ketchum, quella voce che all'inizio è un po' piatta, un po' così, un po' strana, che non è possibile da imitare, c'è il nostro Davide, sì. Fino ad oggi, in Ultra Sole e Ultra Luna, non so che stagione siano arrivati, 16 o 20, non lo so, ha doppiato Ash Ketchum fino ad oggi e continuerà poi man mano che andiamo avanti. E ultimo parliamo di Dragon Ball. Il nostro Davide ha doppiato Gohan adulto in Dragon Ball Z e in Dragon Ball Super, quindi possiamo dire che ha lavorato anche insieme al grandissimo Maurizio Torresan, insieme anche ad altri artisti del doppiaggio che purtroppo non ci sono più. Insomma, veramente Davide Garbolino è un mito del doppiaggio, a mio parere, e veramente ci continuerà a deliziare della sua voce per i prossimi, spero, 100 e passa anni, ma comunque speriamo in bene. E appunto per questo vi mostro qualche spezzone, no? Quella dei capolavori. Ascolta, che addoppiamo. Si può impostare qualche disciplina in cui posso vincere? Io ti consiglierei il ripiglino, in quel gioco sei un vero campione, non c'è nessuno che ti possa battere. Che idea! Vuoi che trascenda il limite del Super Saiyan in modo da diventare ancora più potente di un Super Saiyan normale? Che cosa? Puoi trascendere il limite del Super Saiyan? E questo video termina qui, lo so, è durato poco, però non potevo citare tutte le serie animate che ha doppiato, veramente sono tantissime. Sono andato su Wikipedia e ne ho trovato un'infinità, cioè, del tipo che se le trascrivevo tutte, io a quest'ora ero ancora lì, ma probabilmente tra 50 anni ero ancora lì a scriverle. Comunque, vi ringrazio per la visione, come sempre invito a lasciare un like perché questo video veramente ha portato via tanto tempo a raccogliere le notizie, prendere i video, mettere le musiche e soprattutto montarlo, perché da adesso i video li monto io con molta fatica, però è figo. Quindi vi invito come sempre a iscrivervi al canale per supportarmi, a entrare nel gruppo Telegram che trovete qui sotto in descrizione e iscrivervi ai miei social Instagram, Telegram, punto di Monante, e anche Facebook e TikTok se volete. Vi ringrazio per la visione. Ah, ecco, ultima cosa, ho anche fatto, se vi siete persi appunto le prime due parti della, tra virgolette, rubrica del doppiaggio, in cui ho parlato, come avevo detto all'inizio,
di Maurizio Torresan e di Laura Latini, potete trovare il video qui sotto in descrizione e andatelo a vedere perché è veramente, veramente figo. Un saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Bella! E ora che ho compiuto 10 anni potrò diventare allenatore di Pokémon.